Nonostante nell'opera di Joseph Beuys si possano riscontrare consonanze con varie espressività artistiche, movimenti e correnti come per esempio l'arte povera, la performance, l'happening, l'arte concettuale, il minimalismo, la body art, tuttavia Beuys non è certamente ascrivibile a nessuna di esse, in quanto egli, oltre ad essere sempre voluto rimanere indipendente, è lui stesso arte. Nato in Germania, a Krefeld, gli interessi del giovane Beuys si orientano in un primo momento verso la scienza naturale e poi nella scienza medica. Egli infatti si iscrive alla facoltà di medicina. Ma l'avvento della Seconda Guerra Mondiale stravolge i piani di Beuys. Egli infatti si arruola nell'aviazione e durante una missione viene sorpreso da una bufera di neve in Crimea che causa la caduta dell'aereo e la morte del suo compagno di volo. Beuys racconterà di essere stato salvato e curato da una tribù di tartari che, trovandolo ferito ed assiderato, lo avvolse nel grasso e nel feltro, elementi che poi non a caso divengono ricorrenti e fondamentali nel lavoro dello stesso artista. Un evento che indiscutibilmente cambia le prospettive della sua vita. Infatti, terminata la guerra, Beuys si iscrive presso l'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf ed in contemporanea si avvicina al pensiero di Rudolf Steiner e quindi all'antroposofia. Dopo aver ottenuto la cattedra di scultura monumentale all'Accademia di Düsseldorf, partecipa ad iniziative del movimento Fluxus, ideato da George Mancunas e del quale fanno parte artisti del calibro di Nanjun Paik, Yoko Ono, Daniel Spoerry, John Cage e tanti altri, con i quali Beuys condivide l'idea di arte come percezione e come espressione libera, rintracciabile ovunque, in ogni aspetto della nostra vita. Nascono le prime performance, come spiegare la pittura ad una lepre morta, nel 1965, nella quale Beuys, all'interno di una galleria con il volto cosparso di miele e foglia d'oro, con in braccio una lepre morta, spiega le opere che si trovano nello spazio espositivo, mentre il pubblico può partecipare solo visivamente ed esternamente. La lepre è il simbolo di irrazionalità e vicinanza alla natura di cui l'uomo avrebbe bisogno per capire meglio la pittura. Il miele e le foglie d'oro sono elementi simbolici che comparano l'uomo ad un'ape. Come l'ape produce il miele, l'uomo è in grado di produrre idee e queste sue idee sono preziose proprio come delle foglie d'oro. Beuys vuole rimarcare come l'arte contemporanea sia sempre più interessata e concentrata prevalentemente sui suoi cerimoniali sociali, come il momento del vernissage, la pubblicità e il mercato, rispetto invece ai contenuti e al pensiero. Beuys quindi ci invita ad essere più irrazionali, istintivi e soprattutto a recuperare la dimensione spirituale. Nel 1974, dopo essere stato licenziato dall'Accademia di Düsseldorf perché contrario al numero chiuso degli ingressi degli studenti, in quanto per Beuys, come abbiamo detto, l'arte deve essere libera, accessibile e fruibile da tutti, fonda quindi la Free International University e successivamente prenderà parte anche al Movimento dei Verdi, in quanto in sintonia appunto con il concetto di difesa e tutela della natura. Probabilmente l'immagine che meglio identifica Joseph Beuys ed il suo pensiero è la fotografia scattata nel 1972 ed intitolata La rivoluzione siamo noi, che appunto ritrae lo stesso Beuys che cammina con passo deciso verso l'osservatore, un'immagine iconica che riporta alla mente il famoso dipinto di Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, e quindi l'idea rivoluzionaria di Beuys, non concepita però come visione strettamente politica, ma come una rivoluzione dell'uomo, come libertà di perseguire i propri ideali senza violenza, perché appunto la rivoluzione è dentro di noi, una sorta di utopia concreta e una scultura sociale intesa come processo permanente di un continuo divenire dei concetti ecologici, politici, economici, storici e culturali, formata da uomini liberi di differenti razze, origini, religioni, ceti sociali, culturali ed economici. Per provare a cambiare il mondo bisogna partire da se stessi. Ecco infatti il concetto «ogni uomo può essere un artista», che non significa che ogni uomo è un pittore, ma che se
egli svolge il proprio lavoro con creatività, passione, determinazione, onestà e senso civico, contribuisce in modo determinante al miglioramento della società. L'arte e la creatività giocano un ruolo decisivo in questo compito, aiutando il singolo e la civiltà a progredire nel suo sviluppo. In tutta l'opera di Beuys vi è una forte connotazione simbolica, e questo lo si può notare anche osservando il suo abbigliamento: il cappello, segno di conoscenza, il giubbotto da pescatore di anime che rimanda alla figura dello sciamano, i jeans, segno della rivoluzione dei costumi, gli scarponi, segno di dinamicità e del viandante che progredisce per conoscere. Nel maggio del 1974 Beuys arriva all'aeroporto JFK di New York, bendato e senza toccare il suolo americano, si fa trasportare su una barella da un'ambulanza direttamente presso la René Bloch Gallery, dove lo attende un coyote. Beuys, coperto solo da un panno di feltro e con in mano un bastone da sciamano, rimarrà insieme al coyote, solo e chiuso per 3 giorni all'interno della galleria. Ma perché Beuys mette in atto questa performance? Il titolo dell'azione, I Like America and America Likes Me, identifica il coyote come simbolo rappresentativo dell'America, essendo un animale autoctono molto importante per i nativi americani. Finalità è quella di instaurare un rapporto di fiducia tra lui e il coyote. Inizialmente l'animale è diffidente, mordicchia il feltro, ma non attaccherà mai seriamente l'artista. Tra i due pian piano si crea una fiducia e sintonia, e la convivenza si trasforma in intesa. Lo scopo è raggiunto, la natività e la civiltà si adattano, si coniugano e si congiungono e si armonizzano, creando una sintonia simbolica tra natura e uomo, ma anche tra l'attuale popolo americano e i propri avi, in parte sterminati e poi rinchiusi nelle riserve. Ma Beuys ha un forte legame con l'Italia, che durerà per sempre, come quello con Bolognano, piccolo paese dell'Abruzzo, nel quale Beuys, coinvolto da Lucrezia De Domizio Durini, crea la piantagione Paradise, la messa a dimora di 7.000 piante per il ripristino della biodiversità, oppure quando nel 1981 accetta l'invito del grande gallerista Lucio Ameglio per realizzare un'opera in favore dei terremotati dell'Irpinia del 1980. Beuys si reca fisicamente sul luogo del terremoto e recupera oggetti, elementi da lavoro ritrovati nelle macerie, che appunto diventeranno parte della sua opera, installazione intitolata Terremoto in Palazzo, oggi visibile presso la Reggia di Caserta. In occasione della sua partecipazione alla prestigiosa Documenta 7 di Kassel nel 1982, Beuys realizza uno dei suoi capolavori, 7.000 querce, e cioè un progetto che consiste nel posizionare 7.000 pietre di basalto davanti al Museo Fridericianum, a cui sono collegate altrettante querce. Infatti le stele vengono messe in vendita e per ogni monolite venduto viene piantumata una quercia nella città. Progressivamente la piazza si svuota, mentre nei dintorni di Kassel si diffonde la natura. La quercia viene scelta da Beuys perché nella cultura celtica è considerato un albero sacro, simbolo dell'unione tra materia e spirito. Ancora una volta Beuys dimostra come l'alleanza e la corretta sintonia tra uomo e natura promuove e produce energia ed effetti positivi. Joseph Beuys è una sorta di sciamano che concepisce l'artista come una figura antropologica, precursore attivo delle problematiche economiche, ambientali, umanitarie, politiche e culturali, tutte tematiche che egli ritiene fondamentali e che ritiene debbano essere trasmesse alle persone. Da qui infatti nascono le note lavagne, utilizzate come base per la scrittura, come mezzi per le discussioni, dibattiti con il pubblico, cercando di alimentare la creatività umana, la sensibilizzazione verso tematiche ambientaliste, per ritrovare quella sintonia perduta tra uomo e natura, provando a ricercare una strada alternativa sia al capitalismo sia al consumismo, la necessità di sviluppare dei modelli reali che propongano un ordinamento sociale in cui le facoltà umane si possano realizzare totalmente, così come il concetto di libertà di pensare e di agire.
mettendo a disposizione dell'altro il risultato di tale fare libero. Possiamo quindi affermare che Joseph Beuys è un artista che ha anticipato e spalancato un varco su nuovi scenari di un mondo possibile ed auspicabile per il presente ed il futuro. Che l'arte sia sempre con voi.